Il centro storico di Olbia ha vissuto un Natale desolato, con negozi semivuoti e il corso alla piazza Regina Margherita, una volta cuore e salotto di Olbia, frequentati poco e male, a parte i bar pieni, la tradizionale passeggiata di una volta, sostituita da capannelli di ragazzi sbandati. Solo gruppi di anziani e giovanissimi in transito ricordano la funzione sociale della piazza. I commercianti del centro invocano una sistemazione dei parcheggi, dell'arredo urbano, più comodità e strutture per far rivivere il cuore della città, ma è indispensabile una programmazione ed un modo nuovo di fare commercio, tenendo conto delle mutate esigenze del consumatore e delle nuove realtà di una città in evoluzione. Una politica dei prezzi è fondamentale, ma il centro deve essere reso vivibile e deve diventare un polo di attrazione, e in questo si deve dotare di strutture e servizi. Quest'anno durissimo ha visto i commercianti olbiesi tartassati dalle tasse, strangolati dalla crisi nazionale, minacciati dalla città mercato, un colosso che ha fatto scoppiare un bubbone già maturo. Basti pensare che nella settimana delle vacanze natalizie gli incassi medi giornalieri del nuovo ipermercato, aperto tra mille polemiche, si avvicinavano al miliardo, con una folla continua che si sobbarcava a file ai parcheggi alle 22 casse pur di effettuare le spese più svariate, non sempre con l'occhio attento al risparmio e per acquisti non sempre necessari, piuttosto assolutamente storditi dalla varietà e dall'esibizione di merci e servizi offerti. Per tantissimi è diventato poi un punto di aggregazione, famiglie intere e gente dall'interno arrivavano a trovare in città mercato un'alternativa al cinema, al Luna Park e alla passeggiata nella natura. Per uscire da questa difficilissima situazione, i commercianti di Olbia devono riunire le loro forze, sollecitare gli amministratori comunali ad intervenire nell'opera di risanamento e riqualificazione del centro storico, e cioè parcheggi, traffico, arredo urbano, iniziative culturali e promozionali, e da parte di tutti gli esercenti l'adozione di una politica commerciale razionale all'insegna della programmazione e della professionalità.